Antonio, dobbiamo dire che anche quest'anno i ragazzini ci sono, gli studenti ci sono, i bambini ci sono ed è ancora una volta un motivo in più per dire buon compleanno Dodò. Sicuramente, anzi ci dispiace non aver potuto accogliere tutte le scuole che avrebbero voluto partecipare. Purtroppo c'è una capienza e dobbiamo rispettare noi per primi i termini della sicurezza. Sì, Dodò oggi avrebbe fatto 20 anni, Dodò oggi sarebbe stato un uomo, ma Dodò oggi è un uomo con noi perché ci aiuta a mantenere il suo ricordo e a mantenere il nostro impegno. Noi siamo qui a sostenere anche l'associazione che porta il suo nome e che continua ogni momento a ricordarlo, non solo in queste occasioni. Come sapete, i genitori di Dodò ormai hanno fatto di questo impegno la loro missione, il senso della loro vita. Per ricordare Dodò ci hanno un impegno quotidiano per tutti i giorni dell'anno e quindi il nostro è solo un supporto, un momento per stargli vicino e per noi stessi, perché questo ricordo, questo impegno ci aiuta anche a noi a tirare avanti e a impegnarci ogni momento. Lui ha perso la vita, ma dobbiamo dire che è il testimonial della legalità e dell'educazione alla legalità dei giovani. Sicuramente la storia di Dodò colpisce molto i ragazzi quando gli viene raccontata e in tante occasioni abbiamo avuto la prova che per questi ragazzi queste storie sono momenti importanti che poi si porteranno nella loro vita. Quindi se per noi, per i suoi genitori è stata una tragedia, forse per gli altri potrebbe essere un piccolo miracolo che aiuterà a cambiare delle vite. Lei conosce bene la storia di Dodò, conosce bene Giovanni e Francesca, la sua presenza oggi qui è una testimonianza. Certo, io conosco bene la storia di Giovanni e Francesca e soprattutto la storia del piccolo Dodò, perché sono arrivato pochi mesi dopo questo barbaro assassinio e quindi ho visto la loro disperazione, rabbia, la ricerca legittima, iniziale, forte, innanzitutto di verità e poi quella della giustizia che hanno ottenuto per fortuna anche confermata in Cassazione. E poi li ho seguiti perché poi quell'affetto ovviamente si consolida in quella parte più lodevole che hanno, questo dolore immenso l'hanno trasformato in impegno, in testimonianza con i ragazzi delle scuole. Quindi se essere in una giornata significativa come questa al fianco di Giovanni e Francesca è un dovere in assoluto, lo è a maggior ragione per me. Torno sempre volentieri, con loro ci sentiamo spesso, nelle vicende successive poi a Roma come commissario li ho seguiti e quindi è come tornare qui con la loro famiglia a fianco di questi ragazzi che poi è il risultato vero che tocchiamo con mano, è importante il messaggio che sono riusciti a lanciare alle giovani generazioni. È vero, è proprio questo, far capire ai ragazzi che la legalità è fondamentale nella vita di ogni giorno. Certamente. E questo deve essere un motivo di grande conforto per Giovanni e Francesca.